Ciao a tutti, sono Leo, torno con BloodBlue, Crono Fantasma, continuiamo... scusate, ho aperto il tutorial. Ups. Dov'è? Qua, Arcade Mode. Dicevo, continuiamo con la mia raffica di Arcade Mode, in cui cercherò di farvi vedere tutte le arcade di tutti i personaggi di BloodBlue. Ormai ne abbiamo già fatte una buona parte. Ora ci spostiamo e usiamo Tsubaki Yaoi. Vediamo che colorazione. Ah, prendiamo classica, che non mi dispiace. Vediamo un po' come si muove Tsubaki, già presente nei vecchi capitoli, quindi non una vera e propria new entry. Sempre usata molto poco, onestamente, quindi comunque non parliamo di un PG che conosco. Però adesso vediamo un po' come si muove in campo. Come ho già detto nei precedenti video, ormai io non ho più idee, non so più di cosa parlare durante questa arcade, quindi farò molti momenti muti, spero di riuscire a fare un gameplay figo. Questa fanciulla con spada e scudo, che già mi piace perché scomba discretamente bene. Anzi, guardate come chiude all'angolo il suo avversario. Quella... Dang, vinto. Questa, devo dire, è stato un buon match. Un buon match che si è concluso velocemente. Ottimo. Ormai dovrei essere già a godermi Xbox One in questo momento, mentre questo video va su, con a breve l'arrivo di PS4, la next gen ormai a casa mia. Quindi più grande hype. Adesso se non rompe anche le balle lei sarebbe più carino. Wop. Aia, sta buona, eh. Ti ho già utilizzato, so come ti muovi e so che ti posso battere. Sei discretamente forte, ma questo PG lo è molto di più di te. Aia, non provare mai più a reagirmi così, eh. Mai più, muori. Altro match portato a casa, Tsubaki vince. Beh, veramente, veramente peso. Devo dire che... non sto neanche usando il facilitato, che è presente in questo titolo, come nei vecchi, e... però, insomma, mi sembrava brutto. Prendiamo Bullet, di cui avete già visto l'arcade. Un bel PG, Bullet. Punto. Mi fa piacere che sei bello con il PG, però dovresti anche morire, eh. Dang. Aia. What the? Wow, bad. Vinto. Grande prestazione, devo dire. Sono stato veramente bravo. Partito malissimo, ma riagganciato subito. E... Fico. Vado fiero del mio gameplay. Adesso mi bullerò del fatto che ho giocato bene. Adesso lui mi aprirà in due. Lo metto qua. Non so assolutamente utilizzare. Infatti lo lascerò tipo per penultimo, perché la sua arcade la lascerò per ultimo. Fa schifo, cioè. O d'altronde dei gustibus, a me lui non piace come PG. Non mi piace in verità perché non lo sono mai riuscito ad utilizzare, non perché già di per sé probabilmente è anche forte. Anche se mi ispira molto di più l'altro con le marionette. Quindi se devo scegliere, farò prima l'altro e poi farò lui. Vinto. Cucu. Vittoria. Anche Carl fuori dal ball. Prossimo scontro. Siamo già al quinto. Devo dire che sta volando. Bang. Affrontiamo Bang. Ecco, anche la sua arcade non sarà facile, visto che, per quanto diciamo, mi piace il personaggio, non sono così talentuoso nell'usarlo, ed è davvero complesso, visto che non sono capace io di fare tutte queste cose che la CPU mi ha appena fatto addosso.
E muori però. Dang, dang. Riescono a fare del gran combo con sta qua, anche se non ho il facilitato, riesco a scombare da dio. Sono stracontento. Mi piace veramente tanto. Che potrei valutarne l'utilizzo per l'online mod. Vinto, sono pro. Nuova vittoria. Bene, 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 bene. Sento anche perché dovete sapere che ultimamente ho dei seri problemi di upload. C'è tantissima roba da caricare, quindi sono contento se i video vengono un po' più leggeri del solito, perché 10 ore di upload a video sta diventando un po' traumatico. Anche per me, per mettermi avanti, diciamo. Muori. Aia. Wow. Dai, su. Non rompere le palle. Dang, vinto. Bene, 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 bene. Altra vittoria per Tsubaki. E ora Akumen. Ultimo scontro. Ottavo match. Chissà perché poi con Akumen. Boh, vabbè. Almeno lei è spettacolare da vedere, non vi rompete troppo il cazzo a guardare il suo gameplay. Almeno fa un po' di mosse fiche. Poi adesso chiude anche il match e vince così, grande. Vediamoci, godiamoci subito il suo ending. No, non è vero, perché c'è un altro match? Ah, boh, ho sbagliato i conti, scusate. Questo è il suo ending. Errore mio, sorry. Pensavo fossimo già all'ultimo. Invece no, il suo ultimo scontro è Jin. Action! Mi potrebbe essere molesto. Vediamo. What the? Si prepara tutto cazzarola. Puoi parare tutti i miei colpi, se no non riesco a randellarti come si deve. Cerca di capire. Oh oh, oh, oh. Dang, aia. Beh, lei ferma il tempo. Potere di fermare il tempo, che è veramente inutile, perché 99 secondi canonici bastano per chiudere. Vinto. Quindi abbiamo, ora abbiamo effettivamente l'ending della ragazza, che impazzisce, strippa. Jin sta dicendo: stai tranquilla, stai tranquilla, non è successo niente. Hai vinto tu. Non sono arrabbiato. Continuiamo così. Va benissimo, il nostro rapporto è perfetto. Ti prego, non ti arrabbiare. Stai perdendo piume. Attento a che sporchi il tappeto. Lei piange dicendo: no, devo pulire il tappeto. Non posso continuare così. Flasha. Ho dei flash bianchi. Le piume sono ferme oltretutto. Lei trema, ma le piume sono ferme. Poi fa un rito alchemico. Arrivano i fratelli Eric che disegnano per terra cosa, e si trasforma. Si trasforma e diventa, non sento il bisogno di dire più carina, però sì, cambia colore di capelli. E il trucco è cambiare colore di capelli. Quando ci si trasforma è normale. È drago. Da Dragon Ball ci insegnano che quando uno si trasforma i capelli cambiano colore. Fondamentale. La prima trasformazione almeno il cappello cambia colore. Che bisogna essere alla moda. Anche i petali cambiano colore, diventano brillanti invece che neri. E
Ed è conclusa qui, quindi io vi saluto, ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti!